Bonjour ragazzi, oggi nuova challenge e la sto iniziando ancora a letto perché è la challenge in cui vivo per 24 ore ma in ordine alfabetico. Quindi ho stilato sul mio cellulare una lista di tutte le cose che faccio durante la giornata e poi vediamo di scombinarle completamente e le metteremo in ordine alfabetico per viverla questa giornata. E ho già paura perché mi sa che devo iniziare dalla cena, tipo, ok, vediamo. Teoricamente la mia giornata è così. Di solito, doccia, letto, colazione, cioè doccia, rifaccio il letto, colazione, lavo i denti, cura della pelle, trucco, capelli, computer, filming, editing, lavori di amministrazione, email, eccetera. Pranzo, commissioni, cena. Strucco, mi strucco, pigiama, Netflix e YouTube o Netflix o YouTube. Invece, mettendo tutte queste cose in ordine alfabetico, oggi la mia giornata sarà. Preparatevi. Allora, si inizia con i capelli, poi cena, poi colazione, oddio, poi commissioni, poi computer, quindi lavoro, cura della pelle. Solo dopo, ok, cura della pelle, doccia finalmente, tipo a metà giornata. Lavo i denti dopo la doccia a metà giornata. Letto, Netflix, pigiama, pranzo. Oh mio Dio, strucco e poi trucco, ragazzi. Quindi non ho ben capito come devo fare. Cioè, mi struccherò e poi mi ritruccherò, non lo so, e poi YouTube. Questa è, sarà la giornata di oggi. Quindi iniziamo dai capelli. Quindi, cosa che non faccio mai, ma lascerò il letto completamente sfatto. Ok, andiamo a fare i capelli. Ok, in realtà avrei bisogno di una doccia, anche se per fortuna, penso per fortuna, i capelli li ho lavati ieri, quindi oggi non li lavo perché altrimenti sarebbe stato veramente il delirio più totale, cioè fare i capelli e poi fare la doccia. Quindi almeno qui siamo salvi, però in realtà vorrei uno tremendamente potermi fare la doccia e poi vorrei poter fare colazione, un frullato, qualcosa, invece no, ok. E poi ho lasciato il letto sfatto che mi sta dando fastidio, ma ok, facciamo i capelli. È da un po' che non faccio le onde, quindi voglio fare queste oggi. Sto guardando la lista e in ordine alfabetico dopo i capelli c'è la cena e io mi dice vorrei mangiare. Non lo so, uno yogurt, fare uno smoothie e mangiare un po' di frutta. Invece, a quanto sembra, dopo dovremo cenare. E onestamente, non lo so, dovrò sforzarmi perché cenare adesso. Ok, i capelli fatti, comunque la piastra che sto usando è di Diego Dalla Palma, mi sta piacendo molto. E adesso devo assolutamente andare a fissare il tutto perché altrimenti questo non dura mezz'ora su di me, ok? Con i capelli stralisci e già quelli che ho fatto per primi si stanno appiattendo, quindi veramente. E adesso con i capelli perfetti, ma con tutto il resto un disastro, vado a cenare, ragazzi, cenare, rendiamoci conto. La cosa più figa di questa challenge, lo sapete qual è? Che ogni volta prima di filmare una challenge dico che figo, sarà una challenge fighissima, eccetera. Dopo, quando inizio a filmarla, già mi pento. No, sto scherzando, ma sembrano semplici, però sono comunque delle vere e proprie sfide, ragazzi. Allora, cena, ok, allora vediamo che cosa offre la casa. Cena. Oddio, ho qualche zucchina, ma sinceramente di mangiare zucchine a quest'ora non ne ho voglia. Altrimenti potrei preparare una zuppa, tipo ho il minestrone tradizionale, di verdure, oppure c'è zucca e carota. Zucca e carota. Credo che basti, onestamente. Magari ci metteremo dentro anche una sottiletta, così diventa tutto un po' più cremoso. Almeno questo è quello che faccio quando la mangio la sera.
Ok, alla fine ho deciso di fare anche le zucchine, cioè in realtà erano già lessate, ma vado semplicemente a condirle con un po' di sale, che nel mio caso è sempre più di quanto dovrebbe essere, ma questo è il mio poco, ragazzi. E con un po' d'olio. Ok, e questa è la mia cenetta. All'ora della colazione, ma è la mia cena di oggi, perché la C viene dopo. Prima erano i capelli e poi la cena, appunto. Ed abbiamo la zuppa di zucca e carote con una sottiletta. E poi le zucchine lesse. A cena dovete sapere, anzi probabilmente già lo sapete, ma io a cena bevo sempre la Coca-Cola Zero. Durante il giorno bevo sempre 2 litri d'acqua e giro sempre per casa con la mia bottiglietta d'acqua refillable. E però a cena, cascasse il mondo, bevo sempre Coca Zero. Non lo faccio mai però quando mi sveglio, quindi sarà una forzatura anche questa. Vi sto mettendo letteralmente in bilico sul tappo della bottiglia, cioè state sulla bottiglia in questo momento di Coca-Cola Zero. Ok, comunque, che cosa vi devo dire? Buon appetito a questo punto. Iniziamo la cena come sempre con un sorsetto di Coca-Cola Zero, cannuccia di carta, notare. Ah, non c'è niente di meglio che svegliarsi, farsi i capelli e poi andare a cenare con un bel sorso di Coca-Cola Zero, iniziare la giornata. Oh mio Dio, ragazzi, vabbè. Comunque di zuppa ne ho fatta seriamente troppo poca, ma perché non ho fame e non ho voglia di zuppa, quindi per la fame che ho in questo momento direi che basterà. Mi sono dimenticata la forchetta, ma adesso la prendiamo. La sottiletta si sta sciogliendo proprio come piace a me. Sono l'unica che le sottilette le usa principalmente nelle zuppe. Mi piace tantissimo perché si sciolgono e poi viene tutto molto cremoso. Credo che questa sia un po' la colazione. Mi sa che in Giappone fanno colazione con zuppe. E penso anche, boh, in Germania no, vanno più già sul pesante con fagioli, salsiccia e roba del genere. Però secondo me ci sono paesi nel mondo in cui si inizia la giornata con la zuppa. Ok, è buonissima, è veramente buona. Io poi quando inizia a fare un pochino più freddo in autunno inizio, cioè ritorno sulle mie zuppe che amo. C'è il mio stomaco che sta letteralmente parlando, cioè voi non lo sentite ma è tipo tutto un glu 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 glu, perché decisamente non è abituato a queste cose appena sveglio, quindi mi chiedo come sarò a fine giornata. Zuppa completamente finita, sono stata brava e l'ho finita, sinceramente controvoglia, ma l'ho finita. E adesso mangeremo le zucchine e questa potrebbe veramente essere una mia cena ideale. Però ovviamente, come vi dicevo poco fa, a quest'ora non mi vanno affatto le zucchine, però mezzo piatto di zuppa onestamente era troppo poco, quindi non volevo barare. Ok, quasi finite, una l'ho lasciata perché proprio non ce la faccio più, ragazzi. E adesso vediamo nella nostra lista di cose da fare che cosa devo fare adesso. Allora, capelli, cena, colazione. Capelli, cena, colazione. Ok, quindi adesso devo fare colazione, ma sono sazia. Cosa posso fare? Lì ho delle banane, non lo so, mangio una banana? Boh, non ho fame, come faccio? Adesso mi devo strafogare, cena, colazione e poi niente. Il pranzo sarà appena tipo stasera con la P. Oh mio Dio, ok. Penso che veramente, visto che dobbiamo fare subito colazione, ragazzi, penso che una banana dovrà essere sufficiente, perché c'è la mia fame in questo momento è pari a zero, se riesco a separarle. Seriamente pari a zero. Quindi questa sarà la colazione di oggi, ragazzi, una banana. Anche se in questo momento vorrei smettere di mangiare e andarmi a fare la doccia, a rifare il letto, che io sono una persona estremamente ordinata e quindi avere il letto sfatto così, anche se non lo vedo adesso, so che di là il letto è sfatto ed è una cosa che mi dà fastidio. Sono l'unica ad essere così, ma onestamente c'è quella cosa che ti dà fastidio, che sai che è così e devi ma non puoi. E adesso che abbiamo fatto anche colazione e il mio stomaco sta letteralmente per esplodere, tipo, ok? Allora abbiamo, vediamo sulla lista, cioè mi spavento ogni volta che la guardo. Allora, capelli, cena, colazione, fatti, commissioni.
quindi non devo, non posso fare la doccia, devo prima uscire a fare le commissioni e non posso lavare i denti? No, perché i denti sono dopo la doccia. Oh mio Dio, ragazzi. Ok, quindi suppongo di dover uscire adesso, quindi mi vesto, perché ovviamente in pigiama non posso uscire, mi vesto ed esco a fare le commissioni che devo fare così. Devo andare alla posta, devo passare in un negozio e poi forse se riesco devo andare anche dal commercialista, ma vediamo. Ok, sono pronta per uscire, nonostante non sia pronta perché non ho fatto la doccia, non ho rifatto il letto, niente skincare, non ho lavato i denti, quindi ragazzi, cioè la vergogna più totale. Però mi sono vestita, direi quantomeno decentemente, e mi coprirò con gli occhiali da sole e vado a fare le commissioni che devo fare a questo punto. Quindi purtroppo questa challenge si sta rivelando più difficoltosa di quanto immaginassi inizialmente. Però vabbè, vedremo di portarla avanti fino alla fine. Ok, sono in giro e mi sento abbastanza a disagio, ragazzi, sinceramente, perché non sono assolutamente abituata ad uscire. Ovviamente, senza una doccia, senza lavarmi i denti, non è una cosa che sopporto, quindi è abbastanza, diciamo, dura per me questa challenge, forse è la più dura di tutti, penso per chiunque lo sarebbe, però tutto sommato non dovrei metterci ancora tantissimo, quindi dovrei essere a casa tra poco, per fortuna. Quasi finito, l'unica magra consolazione di oggi è che per la prima volta sto indossando i miei nuovi occhiali Saint Laurent, che sembrano stranissimi, senza trucco tipo, ma mi piacevano tantissimo, spero siano decenti su di me, perché è sempre difficile per me trovare l'occhiale adatto. Comunque, tra un po' si torna a casa, per fortuna, perché veramente andare in giro così non è da me. Sono tornata a casa e vediamo adesso che cosa ci toccherà. Allora, dopo le commissioni abbiamo capelli, cena, colazione, commissioni, computer, quindi adesso posso finalmente mettermi al montaggio. In realtà devo solo fare un paio di tagli ancora ad un video e poi è pronto, e meglio, perché sono già le 16:40, quindi devo sbrigarmi in modo che possa essere online alle 17:30. E poi finalmente vedo che avremo la cura della pelle, la doccia, i denti, finalmente. Ok, mettiamoci al lavoro allora. Vuoi apparire, sua maestà Garou Rember? Sì. Tutto bianco, un po' arancione. Dov'è il tuo amico? Dov'è il tuo amico? C'è Gatta Beta. Buongiorno. Buongiorno. No, buongiorno. Gatta Stellina. Con il divano strapieno di peli, inevitabilmente, quando c'è lei. Gatto Max. Gatto Max, buonasera. Buongiorno, buonasera. Sì, sì, questo è il suo nuovo posto, dovete sapere, gli piace un sacco questo posticino qua. Gatto Max. Computer, tacchete. E adesso mi metto al montaggio, perché ho poco tempo. Ok, sono stata rapidissima perché sono le 16:49 ed ho praticamente già finito il video, quindi anche oggi sarò puntuale alle 17:30 con il nuovo video, che in realtà per voi sarà quello di ieri. E adesso devo ancora rispondere a diverse email, in realtà, e ho una telefonata di lavoro, e dopodiché possiamo passare finalmente, mi sa, alla cura della pelle, quindi almeno posso lavare il viso e mettere il mio idratante occhi e viso. Finalmente posso dedicarmi alla skincare, ragazzi, alla cura della pelle. Volevo mettere skincare con la S e poi ho detto no, se metto tutto in italiano deve essere cura della pelle, quindi andiamo di là e finalmente, se i gatti mi fanno passare, scusatemi, sono al buio, e finalmente posso lavare il viso e mettere il mio idratante, perché farlo di sera praticamente è la cosa più assurda del mondo. Ve lo ripeto, oh mio Dio, sto entrando in camera e sto vedendo il letto ancora sfatto. Che fastidio mi può dare questa cosa? Cioè, voi non potete immaginare il fastidio di avere il letto in queste condizioni, i cuscini ancora lì, tutti in fila, ok, invece che stesi bene sul letto. Vabbè, comunque spero che la L arrivi presto a questo punto. Mi sa che prima c'è... Ok, abbiamo cura della pelle, doccia e denti. Alright. Vi sto posizionando qua, ragazzi, davanti ai miei sieri Dior, questa mensoletta come altezza circa, spero, è giusta. E adesso vado finalmente a lavare il viso. Non mi sembra vero. Abbiamo un viso. Ah!
Che bella sensazione, finalmente alle 6 ho lavato il viso, non ci posso credere. Ok, crema occhi. A sto punto abbondiamo, visto che oggi ho avuto la pelle veramente a chiedere pietà per tutto il giorno. Poi, allora, non metterò la crema idratante per via di tutti i brufoletti che ho, eccetera, eccetera, quindi metterò soltanto un siero per il viso nelle zone tipo il centro della fronte, gli angoli della bocca e poi sul collo. Cosa abbiamo? Vediamo. Mi sa che c'era la doccia, giusto? Che voi lo saprete già perché vi sto ripetendo questa cosa, questa lista 100.000 volte nella giornata, ma per me passano ore prima che io vada a rivederla, quindi poi non mi ricordo, anche se per voi sono minuti probabilmente. Allora, cura della pelle, poi finalmente doccia, ragazzi, adesso finalmente mi lancio, perché cioè non ce la facevo più. Ragazzi, questa è stata la doccia più bella del mondo, finalmente ho potuto fare la doccia, è stato bellissimo. Ah, adesso mi sento molto meglio, decisamente molto meglio, anche se davanti a me c'è ancora questo tananan, questo scempio terribile del letto sfatto, ma seguiamo la challenge alla lettera come dobbiamo, perché dopo la doccia finalmente arrivano i denti e quindi finalmente posso lavare i denti. Evviva! Finalmente i denti sono puliti! Cioè, ragazzi, veramente questo video è un disastro. Più che vivo la mia giornata in ordine alfabetico, è vivo la mia giornata senza lavarmi questo video. Comunque, finalmente dopo i denti è arrivato il letto, ragazzi, e quindi posso rifare il letto. Finalmente, finalmente, adesso che è praticamente sera. Evviva, ragazzi, finalmente la camera è tornata quantomeno decente. Quantomeno decente, penso che sia stata la costante di questo video. No, non riesco a sopportare il letto sfatto, non riesco a sopportare. Ok, lo so, third world problems, però non lo sopportavo. Adesso invece andiamo a vedere che cosa c'è sulla lista adesso. Allora, quindi doccia, denti, letto abbiamo fatto, adesso ci sarebbe Netflix, che di solito guardo con Eric in realtà, però non lo guardiamo ogni giorno, dipende un po' se siamo stanchi o se ci perdiamo di là tantissimo tempo in soggiorno e alla fine veniamo tardi a letto, eccetera, eccetera, quindi penso di poterlo tranquillamente saltare perché è una cosa opzionale, infatti in realtà nella prima lista che avevo fatto l'avevo messo tra parentesi. Quindi poi abbiamo pigiama. Ok, pigiama forse direi che coincide almeno con quello che avrei fatto, tipo la prima cosa oggi che coincide veramente con la mia giornata normale, diciamo, circa quest'ora metto il pigiama. E ho messo il pigiama che non è nient'altro che una felpa oversize piena di strappi e un paio di leggings neri semplicissimi. E adesso invece per il pranzo sto aspettando che torni Eric, così mangiamo assieme, anche se teoricamente sarà la cena perché sarà ora di cena, però per me sarà in realtà il pranzo, perché la cena l'abbiamo fatto al posto della colazione. Mamma mia, che confusione! Sto preparando la cena, in realtà il pranzo, sto preparando il pranzo. Alle 20:53, ma sto preparando il pranzo. E vi faccio vedere, qui ci sono le patate arrosto e lì ci sono le fettine di pollo e un cordon bleu. E questo, ragazzi, è il mio pranzo, chiamiamolo pranzo perché deve essere un pranzo, ed è la cotoletta di pollo con le patate al forno. Quindi buon appetito. Buon appetito. E poi ci sono anche, vero gatto Max, anche le pastine, ed ho preso il cestino con le fragole, il bignè alla crema, questo che non mi ricordo mai come si chiama, il cioccolato, e poi questo che è tipo Kinder Pinguì con il cocco. Cosa mangi tu? Cosa mangio io? Questo e questo. Ho preso per te questi due. No vabbè, ragazzi, è mezzanotte passata e noi abbiamo le ultime cosine da fare sulla nostra lista, che sarebbero letteralmente, visto che appunto dopo il pranzo, in realtà sono stato un po' con Eric e quindi adesso è già mezzanotte passata, abbiamo struccaggio, quindi dovrei teoricamente struccarmi. Poi trucco, giusto, perché P pranzo, S T trucco, e poi YouTube, che grazie al cielo è quello che comunque faccio prima di andare a dormire. Quindi le uniche cose allucinanti sono prima lo struccaggio e poi il trucco. Quindi teoricamente adesso vi posizionerò qui sul mio solito mobiletto dove vi posiziono sempre quando mi trucco.
e dovrei teoricamente adesso struccarmi. E come faccio a struccarmi se non sono truccata? L'unica cosa che mi viene in mente è di prendere le salviettine, servono sia per rimuovere le impurità, il trucco e anche per idratare. E quindi niente, questo devo fare sostanzialmente, far finta di essere truccata per struccarmi, per poi ritruccarmi. Oh mio Dio. Fondotinta, uso il Dior Forever, vabbè, follia pura. Correttore, forse potremmo fare un wrap up, una specie di chiusura di questo video con le mie solite constatazioni. Allora, numero uno, pensavo che sarebbe stata una passeggiata, è stato difficilissimo filmare questo video, letteralmente, un casino. La cosa peggiore è stata cenare appena sveglia, perché è stato veramente difficile e non ho imbrogliato, nel senso che ho mangiato tutto quello che vi ho fatto vedere. Altra cosa che è molto difficile, allora, è stato veramente, cioè per me, un disagio completo dover uscire senza potermi fare la doccia, lavare i denti, non è normale, quindi spero proprio di non rifarlo mai più nella mia vita. E altra cosa che pensavo fosse in realtà un po' una stupidaggine, pensavo di poterlo finire prima, ma in realtà no, e il fatto appunto di dovermi truccare adesso. Ok, facciamo tutto secondo la regola, cioè come farei se dovessi uscire, quindi adesso faremo il contouring. Niente male, tra l'altro, la coprenza che ti dà la Beauty Blender se non la inumidisci prima. Di solito lo faccio sempre, adesso un po' per pigrizia, un po' perché comunque so che il trucco non deve durarmi tantissimo, non l'ho fatto. Però vi devo dire che quando ho qualche imperfezioncina, come in questo momento che ho diversi brufoli, non è niente male. Ok, illuminante fatto, ragazzi. C'è comunque questo senso di felicità e di soddisfazione quando mi trucco, anche se a quest'ora è per nessun motivo valido, ma comunque mi piace truccarmi e quindi anche se lo faccio solo per me a mezzanotte mi dà comunque un senso di felicità. Boh, sono strana, sono, non lo so, non sono normale io probabilmente, ma mi piace comunque, non lo so. Trucco completato, fatto, è finito, e adesso appunto che cosa ci rimane sulla nostra lista? Dicevamo, c'è YouTube, quindi adesso di solito vado a letto in realtà a guardare qualche video YouTube prima di andare a nanna, ma adesso lo farò qui dal mio computer, così approfitterò e, visto che sono una stacanovista, si dice così, approfitterò per rispondere anche ad altri mail e fare dell'altro lavoro al computer, come vi dicevo poco fa. E questo in realtà è quanto, quindi mia family, spero vi sia piaciuto questo video, questa challenge assurda. Avevo già fatto il trucco in ordine alfabetico tempo fa, ma quello è stata una sciocchezza in confronto a questo video, veramente. Comunque, spero vi sia piaciuto, bacio grandissimo, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bacio, vi voglio bene, ciao.